Radio.0 presenta Napoli Magazine. Ore 14:45, buon lunedì capolisti, benvenuti a Napoli Magazine, l'approfondimento sportivo sul calcio Napoli. Napoli che batte il Milan 2-1 in trasferta a San Siro, non accadeva da ben 27 anni. Ragazzi, come ci siamo svegliati bene quest'oggi, e noi ne parliamo con i nostri tantissimi ospiti. Chi vi parla è Antonio Petrazzuolo, Michele Sibilla di ritorno da San Siro in viaggio via treno, lo salutiamo, e io saluto anche il primo ospite che è già in diretta con noi, l'opinionista del lunedì di apertura di Napoli Magazine, Mariano Grimaldi. Buon pomeriggio Mariano. Ciao direttore, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Caro Mariano, ma chi ha spinto la PlayStation? Caro direttore, questa PlayStation mi sembra sempre accesa, mi piace che vai a utilizzare un termine che a me sta molto a cuore. Ho avuto la possibilità di vedere questo Napoli dal vivo sin dalle prime battute, l'ho visto a Verona, sembra veramente un Napoli talmente collaudato, talmente forte, talmente intelligente nell'approccio alla partita, che sembra veramente che sia un Napoli da videogioco, da videogame, un Napoli straripante che ha un approccio alle partite a rispetto di qualunque avversario, padrone dei suoi mezzi, che crea e crea palle, gol a ripetizione e disintegra l'avversario sotto l'aspetto del gioco. Questo è un Napoli di caratura internazionale, è un Napoli che a tutt'oggi sta facendo veramente vedere un gran bel calcio, vince in tutti i campi d'Italia. Questa è la cosa assurda, cioè vanno su ogni campo senza paura, Mariano, è davvero incredibile. Il problema è che non è che ci vanno, direttore, senza paura, che incutono paura all'avversario. E questo è un dato di fatto, un dato incontrovertibile. Ci sono dei giocatori di caratura internazionale e tutti gli altri stanno seguendo di pari passo quelle che sono le idee e i dettami tecnico-tattici dello staff tecnico. Questo è un Napoli straordinario, un Napoli che, se continua così, può mettere in difficoltà qualunque avversario. Caro Mariano, ti faccio tre nomi, ovviamente l'autore del gol iniziale, Miguel Angel Britos, che ha risposto alle critiche con un gol importante di testa, facendosi trovare pronto su quella sponda dell'altro difensore spagnolo, ovviamente Raul Albiol, e poi Gonzalo Higuaín, che ne dicano a Milano, per me ha fatto un super gol, e quindi non vedo questa papera di Abbiati, come detto da qualcuno, evidentemente stanno accusando tanto per questa sconfitta. E poi straordinario, immenso, io l'ho definito la cosa dei fantastici quattro, quel Pepe Reina che ha disintegrato, per utilizzare un termine a te caro, il povero Mario Barotelli, fermo restando che ha segnato quell'ultimo gol, ma ormai la partita era finita. Ma io direi che è limitativo parlare solo di questi. È un Napoli che in tutti i suoi interpreti ha fatto una super partita. Io penso che vada, secondo me, rimarcata la prestazione di Gian Domenico Mesto, che è un giocatore che non è abituato a giocare titolare in questo Napoli, e soprattutto nelle partite di cartello come quella di ieri sera. Penso che giocatori del calibro di Insigne e di Caleon facciano la differenza in entrambe le fasi, fasi di possesso e fasi di non possesso. Penso che i due mediani davanti alla difesa, Berami, Zemail e Hiller, quando gioca Hiller, penso che questo è un Napoli veramente completo, è un Napoli che sta facendo vedere di che pasta è fatto, ed è un Napoli che nella sua completezza, quando fa un gol come quello fatto, il primo gol studiato a tavolino, è un Napoli che ti lascia ancora pensare che ci abbia dei margini chiaramente importanti. Dobbiamo anche sottolineare questa forza, no, di Gonzalo Higuaín, che Campiano forse sta facendo dimenticare rapidamente Edinson Cavani, o mi sbaglio? Ma io vorrei utilizzarlo come un esempio, l'operazione, la doppia operazione, vendita di Cavani, acquisizione di Higuaín. Sarà mai, direttore, che noi abbiamo fatto come ufficio l'Inter con Ibrahimovic? Abbiamo venduto un giocatore a soldi importanti, ne abbiamo acquistato un altro spendendo sì tanti soldi, ma molti meno di quelli che si sono incassati. Ma mi sembra che abbiamo preso veramente un fuoriclasse assoluto, un fuoriclasse che i più grandi esperti di calcio nazionale e internazionale ancora non si spiegano come il Real Madrid l'abbia venduto. Vero, vero, anche perché, caro Mariano, stanno piangendo lacrime napoletane, a Madrid mi arrivano anche
segnali, messaggi proprio da lì, dove sono quasi disperati e arrabbiati con Florentino Perez. Ma vuoi vedere che questo signore ci trascina lì dove non arriviamo da tanti anni? Ma io dico, questo è uno dei giocatori uno degli attaccanti sportivi al mondo. Io penso che il Napoli abbia una squadra importante per giocarsi tutte le sue carte per il primato quest'anno, e soprattutto questo è un Napoli che ha dei giocatori e uno staff tecnico tattico per portarci lontano in Europa. Bene, e allora io ringrazio il grande Mariano. Posso farti una domanda? Certo, vai. Chi la spegne la PlayStation? Guarda, questa PlayStation è qualcosa di incredibile. Tra l'altro ti dico, lo dico anche ai tifosi che ci stanno ascoltando, che Lorenzo Insigne sfida i tifosi del Napoli a Piazza Dante, quindi casomai ci andiamo a fare una passeggiata, no? Più tardi, Mariano, ci vediamo lì. No, io purtroppo ho una giornata abbastanza impegnativa, però sto fatto della PlayStation è una cosa che rientra molto nelle mie corde, e ci abbiamo la partita più importante dell'anno secondo me mercoledì, perché affrontare il Sassuolo, questo Sassuolo mercoledì a San Paolo non ammette cali di tensione, immagino. Magari con Paolo Cannavaro, chissà, vedremo. Caro Mariano, io ti ringrazio, un abbraccio forte e sempre forza Napoli. Direttore, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. E ogni lunedì con noi in apertura Napoli Magazine c'è Mariano Grimaldi, che io ringrazio, e mi stanno arrivando davvero tanti messaggi, ma tantissimi messaggi di tifosi che stanno vivendo questo successo del Napoli a San Siro con grande trasporto, con grande gioia ed euforia. Io però procedo con la scaletta, perché adesso c'è un collega carissimo che interviene con noi in apertura ogni lunedì, caporedattore allo Sport del quotidiano Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore. Buon pomeriggio a te, Antonio, e a tutti gli ascoltatori. Caro Salvatore, ma quanto rosicano per questa vittoria del Napoli? Ho ascoltato pareri davvero eccessivi, sembra quasi che ce l'hanno condotti loro i calciatori del Napoli in porta, ma non è così, o sbaglio? No, quanto gode Napoli, mi interessa poco quanto rosicano gli altri, sinceramente. Napoli in questo inizio di stagione sta veramente facendo felici tanti tifosi napoletani, anzi tutti credo, nessuno si aspettava una partenza così sprint, e alla fine qualcuno gufava anche, purtroppo per lui Napoli ha avuto un incipit incredibile in questo inizio di stagione, battendo Bologna, Chievo, Verona e Atalanta. In tanti si chiedevano chissà contro le big cosa farà. Abbiamo battuto il Borussia e anche il Milan in casa sua dopo 27 anni. Quindi se qualcuno aveva bisogno di una riprova, la riprova è arrivata. Però sentivo Mariano Grimaldi giustamente dire attenti al Sassuolo. È naturale che il Napoli dovrà affrontare questa partita senza supponenza, altrimenti poi si rischia di gettare al vento tutto l'ottimo lavoro di crescita che è stato fatto fino ad oggi. Nel frattempo, caro Salvatore, il Napoli è in testa alla classifica, anche se sono passate soltanto 4 gare, insieme al Barcellona è l'unica squadra che ha vinto in Serie A e in Champions sempre, quindi questo è un dato da non sottovalutare. E dobbiamo anche aggiungere che effettivamente questa squadra, così come la sta gestendo Rafa Benitez, ci sta dando grosse soddisfazioni. E poi anche sentire il tecnico che quando parla di Mesto dice è fortissimo, per questo l'ho schierato titolare, ti fa capire anche la mentalità diversa, c'è maggiore serenità e c'è voglia forse anche di togliersi grosse soddisfazioni. Sì, credo che il tecnico sia la garanzia giusta di questo Napoli. Conosce il calcio come le sue tasche, conosce l'Europa benissimo, conosce la psicologia dei calciatori. In passato abbiamo avuto un allenatore Mazzarri che dal punto di vista lavorativo è stato l'optimum, è stato quel quid in più per una crescita importante, però lo sappiamo tutti che nella comunicazione con i giocatori non era proprio il massimo. È arrivato invece qui un professionista, un signore del calcio, uno che rispetta tutti, e di conseguenza dall'altra parte c'è la consapevolezza di essere parte del progetto Napoli, no? Mesto, chi si aspettava? Io non me l'aspettavo sinceramente, hai fatto un nome che io vedevo addirittura in partenza. Mesto l'aveva voluto Mazzarri a tutti i costi e poi l'aveva fatto giocare pochissimo, invece Benitez lo ha rivalutato e nelle due gare che è partito titolare
ha sempre fatto bene, quindi, ma credo che siano tutti così, lo stesso Gemaili, ma lo stesso Cannavaro di cui si parla tanto, credo che anche Paolo si sia calato nella parte, ha capito che comunque in questa stagione può avere anche il suo spazio senza dover per forza essere considerato un titolarissimo, anche se credo non ce ne siano in questo Napoli, sono 18-19 calciatori tutta la stessa stregua, perché chi si aspettava, Antonio, che Benitez schierasse Mesto contro il Milan a San Siro? Nessuno di noi pensava c'è maggio nazionale, e invece maggio si è riposato e ha giocato Mesto. Vero, no, ma è stata una scelta tra l'altro azzeccata, perché non ne sbaglia uno il mister Benefà, anche se simpaticamente diciamo qualche piccola anticipazione potrebbe anche darcela Salvatore, per non farci sbagliare troppo. No, ma chi prima che ha firmato, parlando con degli amici comunque di Milano che lo conoscono bene, ma anche in Spagna, in precedenza chi schiererà, ma il fatto che non lo sappiano tre ore prima della partita, non il giorno prima, né i calciatori, questo ti fa pensare come Benitez tenga tutti sulla corda e dia la possibilità ad ogni calciatore di potersi giocare la propria chance un'ora e mezza prima della partita. Salvatore, ti chiedo per chiudere le tue impressioni invece su quello che sarà Napoli-Sassuolo, poi c'è Genoa-Napoli e poi Arsenal-Napoli, si gioca ogni tre giorni, quindi sarà una settimana davvero piena. Sì, ripeto, io credo che se domani chiediamo a Benitez, Benitez si concentra, dice sono concentrato su questa partita, anche il Napoli lo dovrà fare. Naturalmente il Sassuolo non è né il Borussia e né il Milan, lo abbiamo visto contro l'Inter in casa propria, però il calcio è strano, ogni partita fa storia a sé, quindi il Napoli farà bene a concentrarsi anche con un turnover abbastanza abbondante, credo almeno sei elementi saranno sostituiti. Napoli, se gioca come sa, secondo me vincerà tranquillamente col Sassuolo e poi potrà pensare al Genoa. Salvatore, ti aspetti Duvan Zapata come sorpresa assoluta mercoledì con il Sassuolo, oppure stiamo... Lo vorrei vedere, ti dico Antonio, lo vorrei vedere un attimo all'opera questo ragazzo, che abbiamo avuto la possibilità di vedere le sue qualità solo su YouTube. Certo, Higuain sta giocando sempre, non credo che possa poi reggere troppo a questi ritmi, anche perché poi andremo a Marassi col Genoa e poi si partirà per l'Emirates Stadium, dove lì bisogna fare davvero una grande partita, quindi è giusto andare a centellinare le forze, e credo che Higuain potrebbe anche riposare, però sai, lui vede molto bene anche Pandev come prima punta, e quindi ci potrebbe essere qualche sorpresa da questo punto di vista, staremo a vedere. Bene, e allora io ringrazio ovviamente per essere stato con noi il grande Salvatore Cajazza, capo redattore dello sport del quotidiano Roma. Grazie Salvatore, forza Napoli. Grazie a te Antonio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille a Salvatore Cajazza. Nel frattempo, ragazzi, dato che qua non ci fermiamo mai, sono usciti anche gli arbitri del prossimo turno di campionato, che ricordiamo si giocherà mercoledì prossimo. Stadio San Paolo, ore 20:45, ci sarà, come dicevamo poco fa, Napoli-Sassuolo. Arbitrerà Daniele Doveri di Roma, Stallone e Meli gli assistenti, quarto uomo Musolino, arbitri di porta Baracani e Candussio. E allora noi che facciamo? Andiamo un attimo in pubblicità e poi, ragazzi, godiamoci un altro po' questo Super Napoli con i nostri super ospiti. A tra poco. Napoli Magazine. Magazine. Di nuovo in diretta qui a Napoli Magazine, procediamo e parliamo sempre del Napoli capolista con un altro collega capolista, giornalista della Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti. Buon pomeriggio capolista. Ciao Antonio, buon pomeriggio a voi. Caro Gianluca, come si risveglia Napoli dopo questo primato e dopo aver battuto il Milan?
Ma mi sembra con grande entusiasmo, ma anche grande consapevolezza. Non credo che la doppia impresa, perché poi di tale bisogna parlare, contro il Borussia e il Milan, abbia per certi versi sorpreso più di tanto, perché si era già capito che questo è un grande Napoli, si era già capito che con Benitez sicuramente stiamo vedendo qualcosa di diverso rispetto al recente passato, del quale va detto comunque bisogna riconoscere ci sono stati grandi risultati. Forse però appunto lì erano considerati dei miracoli, oggi sono considerati in qualche modo la logica conseguenza di quello che si vede in campo, del lavoro che è stato fatto in questi tre mesi praticamente di Benitez a Napoli. Quindi anche da parte del pubblico mi sembra che ci sia il giusto e logico entusiasmo, ma anche la consapevolezza che poi qualcosa di concreto dovrà arrivare a fine stagione. Mi fai le pagelle di Gianluca Monti ai migliori in campo del Napoli? Ma mi è piaciuta molto la classe operaia, vale a dire Mesto, vale a dire Berami, mi è piaciuto molto anche Zemairi, che so invece non essere piaciuto a tutti. Secondo me Higuain e Reina sono praticamente fuori categoria, non fanno classifica. Ti fermo un attimo, perché Gianluca Monti su Twitter utilizza una frase per definire Higuain, ma com'è Higuain? Ah, Higuain è tre volte fortissimo. Ah. Perché già in occasione della prima partita, quando non ha fatto gol, faceva intravedere semplicemente con i movimenti quanto spazio potesse creare per i compagni, quanto fosse bravo a portarsi dietro l'intera difesa avversaria. Adesso che sta meglio dal punto di vista fisico, fa gol con una regolarità impressionante, ma continua soprattutto in questo lavoro di reparto che riesce a fare davvero da solo contro ogni difesa che si trova ad affrontare, e secondo me non è ancora al 100%, perché non a caso viene praticamente sostituito sempre dopo 70-75 minuti, perché fa un grande lavoro per la squadra, ma non è ancora al 100% dal punto di vista fisico. Quindi sei d'accordo con Benitez quando parla di 73%? Poi mi fanno morire quando aggiungono questo 1% ad ogni partita. Ma sinceramente non so se il Napoli è al 73%, secondo me sta decisamente meglio del 73%, però è giusto che si pensi di partita in partita, che si cerchi di migliorare sempre, perché qualcosa l'abbiamo visto anche ieri, magari non ha funzionato al meglio, soprattutto nell'organizzazione difensiva più che nei singoli, perché sinceramente è quello che magari ci ha convinto meno. Tante volte Balotelli è riuscito a prendere palla tra le linee, cosa che ha sorpreso in parte il Napoli, però credo che quando si vincono partite come quella con il Borussia e quella con il Milan bisogna innanzitutto sottolineare gli aspetti positivi, poi per correggere quelli negativi c'è sempre tempo. Caro Gianluca, invece ti voglio portare su un altro argomento, perché se ne è parlato tanto, il Napoli cambia il portiere, però arriva Pepe Reina, forse molti non lo conoscevano, questo è sicuramente un dettaglio che cosa rispecchia? Una mancanza di cultura sportiva, perché Reina non è diventato oggi un fuoriclasse, lo era già. Sì, questo è vero, assolutamente Reina non era un signor nessuno prima di venire a Napoli, lo conoscevamo, e proprio per questo io continuo a dire che Reina continuerà a fare grandi parate e magari ci farà vivere qualche brivido nel corso della stagione, perché è solito farlo, anche per la sicurezza ad esempio che lui ha nel giocare con i piedi, però è un portiere che non solo è importante per quello che fa tra i pali, ieri l'abbiamo visto impegnato a più riprese, ma soprattutto per la sicurezza che riesce a dare all'intero reparto. Anche a San Siro due o tre uscite con i pugni magari nel traffico, su calci d'angolo, sono situazioni che abbiamo già visto tra l'altro con il Borussia Dortmund, nelle quali un difensore si sente assolutamente protetto dal suo portiere. Questa mi sembra la differenza sostanziale tra Reina e De Santis, che sono due ottimi portieri con caratteristiche molto diverse, e per il gioco di Benitez penso non ci fosse portiere più adatto di Reina. Gianluca, ti aspetti contro il Sassuolo Zapata dal primo minuto e Paolo Cannavaro dal primo minuto, oppure per quanto riguarda Zapata lo possiamo vedere a gara in corso? Sì, credo più a gara in corso, mi aspetto Cannavaro, mi aspetto Almero, mi aspetto nuovamente Hiller, probabilmente per far rifiatare Berami, mi aspetto Mertens, che comunque è un giocatore che deve prendere in qualche modo coraggio e personalità, perché ha talento da vendere, anzi forse tra gli esterni del Napoli rispetto per esempio a un Calle Conde, è un giocatore che ha ancora più qualità
attaccare con altre caratteristiche, e secondo me Mertens deve ancora esprimerle per quello che è il suo reale potenziale. Mi aspetto questi 3-4 cambi, mi aspetto magari a gara in corso Zapata, eventualmente anche Fernandez, perché ha fatto vedere Benitez di essere molto attento alla gestione della rosa. Gli aveva schierato Mesto un po' a sorpresa, neanche troppo, ma soprattutto ha fatto riposare Hindler dopo una grandissima partita con il Borussia, quindi sono segnali che lui dà alla squadra di avere fiducia nell'intero gruppo a sua disposizione. E beh, allora io invito tutti ovviamente a leggere quotidianamente il caro Gianluca Monti sulla Gazzetta dello Sport ogni lunedì in diretta alle 15 su Napoli Magazine. Grazie Gianluca. Grazie a voi, buon lavoro. E noi andiamo avanti anche con la nostra trasmissione, ovviamente, perché ci arrivano anche tanti messaggi. Io vi ringrazio ragazzi perché siete fantastici davvero da ogni dove. Addirittura poco fa mi è arrivato un messaggio da Rosario Procino da New York, che dice: qui non si dorme ormai, è dalla mattina alla notte, così come a Londra. Saluto Pasquale Ruocco. Ci stanno inviando anche tanti video dei tifosi che vivono con grande passione, con grande trasporto ovviamente, questa grande vittoria del Napoli, e questo ci fa piacere perché significa che non è soltanto un fenomeno locale, no? Il Napoli lo sappiamo bene, il Napoli è in ogni dove, il Napoli trasmette una gioia di vivere non solo qui dalle nostre parti, ma anche a chi purtroppo ha dovuto abbandonare la nostra città. E vedere questo trasporto, vedere questa gioia, vedere questa grande passione anche negli occhi di chi non può vedere Napoli tutti i giorni, è qualcosa di immenso e di straordinario. Lo sanno bene anche i calciatori che hanno indossato la maglia azzurra nel corso degli anni, e ad esempio tra poco ne avremo uno, che è Oscar Magoni, che stiamo contattando, che sono sicuro potrà confermarci quello che sto dicendo. Nel frattempo diciamo anche che il Napoli si è allenato subito, quindi pensate un po', nemmeno un attimo di sosta, si torna in campo perché Rafa Benitez è fatto così, squadra divisa in due gruppi, subito al lavoro in vista del Sassuolo, e un Napoli che non si ferma perché mercoledì deve giocare con il Sassuolo per l'appunto. Poi ovviamente ci sarà sabato la trasferta a Genova, Marassi contro il Genoa, i cugini del Genoa, e poi il 1 ottobre la sfida con l'Arsenal all'Emirates Stadium. Che grande ruolino di marcia, caro Oscar Magoni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati. Oscar, il Napoli vince e convince a mio avviso, anche se molti dicono è stato un Napoli, addirittura ho sentito Costa Curta dire il peggiore della stagione, forse eccessivo, no? Ma peggiore, io sinceramente non mi trovo per niente d'accordo. Ho visto un bel Napoli, primo tempo fatto molto bene, primo quarto d'ora eccezionale. Poi il Napoli naturalmente giocava contro una squadra che si chiama Milan e ha fatto fatica, però la fatica sempre ben gestita, e niente, poi si è trovato sotto 2-0 il Napoli. Il Milan ha pensato molto, ha avuto qualche buona occasione, però insomma dire che il Napoli ieri è stato Napoli mi viene un po' difficile dirlo, dire di no. No, caro Oscar, però come si fa a dire il Napoli sta giocando male oppure non merita il primato a punteggio pieno, 12 punti totali? No, credo che sia ingiusto dire questo, perché la classifica comunque ha sempre un valore. Io ho avuto modo di seguire tutte le partite del Napoli, devo dire che il Napoli ha una continuità di gioco e di positività nel gioco, di circolazione palla, di possesso, di una squadra che tira molte volte in porta, e dunque nel complesso, partita più partita meno, nel complesso sicuramente i punti che ha il Napoli sono strameritati. Infatti contro le squadre di seconda fascia è una grande vittoria fuori casa a Milano, lo scontro diretto dimostrato che il Napoli ha una forza importante, ha un equilibrio importante e una squadra sempre più interessante. E quanto conta, tu che ovviamente sei allenatore, no? Anche un allenatore come Rafa Benitez, che poi parlando di Mesto, che sicuramente non è un titolare inamovibile del Napoli, però dice ha giocato perché è fortissimo, anche se Maggio aveva un piccolo problemino fisico, questo è il vero motivo per cui ha giocato. Beh, direi tutti sulla corda, sono tutti importanti. Sì, esattamente, sì. Naturalmente ci sono dei giocatori che sono sempre un po' più importanti di altri.
ma il fatto che lui si fidi di tutta la rosa, contrariamente a quello che faceva un po' Mazzarri, che era un po' più bloccato sulla rotazione, mentre Benitez sta dando fiducia a tutti. Naturalmente quando una squadra funziona bene, quando le cose sono tutte positive, anche per chi entra e deve fare una o due partite, diventa un po' più semplice. Detto questo, Mestre ieri ha giocato a San Siro contro il Milan, ha fatto una partita importante, molto accorta, e ha fatto una gara molto, molto buona, di ottimo livello. Vogliamo spendere invece una parola per Valon Berami, il guerriero del centrocampo, quindi da centrocampista a centrocampista. Questo ragazzo, sì, a un certo punto, no, sembrava fluttuare tra i reparti con grande, sì, serenità e grande tranquillità, però li recuperava tutti i palloni. È un giocatore che non è molto appariscente, perché non, anche quando ha la palla, è un giocatore che scarica il passaggio in modo abbastanza semplice. Non è un giocatore di inventiva, non ha un lancio lungo, fa molti passaggi corti, però molto precisi, dà molto equilibrio alla squadra. È uno che corre molto in mezzo al campo e nel contrasto sicuramente si fa sentire. È un giocatore importante, perché in quel centrocampo diciamo che è l'unico incontrista vero che c'è, e dunque è quello che si assume un po' tutta la responsabilità di fare il gioco cosiddetto sporco. E comunque sta facendo partite di ottimo livello, di alta intensità. Vedremo quanto riuscirà a durare questi livelli, perché mi sembra che comunque stia spendendo tanto, sta giocando tanto, e vedremo anche lì Benitez poi come farà per dargli un turno di riposo. Giusto, anche perché tra l'altro ricordavo poco fa, ci sarà Napoli-Sassuolo di mercoledì, poi sabato, sì, Genoa-Napoli, Arsenal-Napoli l'altro martedì, quindi Oscar, bisogna, sì, fare un po' di turnover fisiologico. Però a differenza, sì, della Napoli passata stagione, dico, mentre prima si faceva questo turnover, sai, facendo capire che forse quei giocatori lo dovevano fare per forza, no, il turnover, qui invece si sentono importanti, e questa serenità trasmessa proprio da Rafa Benitez sta facendo, a mio avviso, la differenza in questo inizio di stagione. Sì, l'ho detto prima, c'è molta più rotazione, c'è molta più fiducia su tutta la rosa, e comunque è sempre un turnover ragionato, non è un turnover di massa, riposano sempre uno o due elementi a turno, e dunque sta cercando di gestire bene le forze con tutta la rosa a rotazione. Ci sono due partite sulla carta di seconda fascia, e dunque il Napoli ha la grande possibilità di continuare a mettere su punti. Giocherà in casa a San Siro contro Sassuolo, e in casa a San Paolo contro Sassuolo, e insomma io penso che i tifosi del Napoli diano una grande spinta a questa squadra dopo questa vittoria, questo primato. Sicuramente il Napoli non avrà certo vita facile, ma avrà i tecnici per superare il Sassuolo, ha bisogno della spinta dei propri tifosi. Oscar, lo so che sei anche tu un po' scaramantico, anche se sei bergamasco, però qua iniziamo a fare qualche piccolo pensierino. Sbagliamo? È troppo presto? Dobbiamo restare con i piedi per terra? Ma io penso che sia presto per fare pensieri un po' troppo importanti. Il Napoli si deve godere questo momento bellissimo, anche se Benitez non ha mai nascosto che questa squadra qui può lottare per il primato, e dunque l'obiettivo è importante, importantissimo. Per arrivarci bisogna ogni domenica, ogni partita, fare del meglio. Dunque piano piano le cose verranno, è un po' presto, però sicuramente. Però lo sai, no, che l'entusiasmo qui ci trascina e pensiamo subito. No, l'entusiasmo è giusto che ci sia, ed è bello anche perché fa parte della passione del calcio, dunque è giusto che la gente possa sognare, ma i giocatori lo sanno bene che il percorso è ancora molto lungo. E invece due parole sul Pipita Higuaín e su Pepe Reina. Come li definiamo, caro Oscar, questi due fenomeni? Allora, direi che Higuaín è un fenomeno vero, cioè, senza fare troppi giri di parole, l'ho visto giocare quattro volte e non riesco a capire. Ogni volta che lo vedo gioca sempre meglio, dunque sinceramente non so dove possa arrivare questo giocatore. Su Reina invece, a Chievo-Verona l'avevo visto un po' in difficoltà, un po' insicuro, e invece ieri ha fatto una partita strepitosa, dunque credo che siano due acquisti azzeccati, con Higuaín sopra le righe.
Benissimo, allora io ringrazio il nostro opinionista capolista, ormai vi nomino tutti tutti così, Oscar Magoni, un abbraccio forte al grande Oscar, ciao Oscar. Grazie, grazie a voi, grazie, grazie, Forza Napoli, grazie. E sempre grazie ovviamente a chi ha indossato con onore e orgoglio la maglia del Napoli. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco proseguiamo con i nostri opinionisti Champions e anche capolisti in Serie A. Napoli Magazine. Napoli Magazine. Oh, e io sono davvero contento di ospitare un caro amico e anche un opinionista, un altro opinionista capolista, che è Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti. Paolo, ci racconti un po' il tuo sorriso di oggi quando hai aperto gli occhi e visto il Napoli a 12 punti? No, vabbè, a parte aver aperto gli occhi no, perché non abbiamo quasi mai chiuso e quasi non abbiamo dormito, sono partito prestissimo da Milano, dopo la grande serata di ieri che ci aveva tolto un po' di energia e di forza, perché tutto bene, contentissimi, grande felicità, però quei tre minuti sono stati davvero pesanti dal punto di vista proprio della sofferenza fisica per tutti noi tifosi del Napoli, però poi alla fine si dimentica tutto e si guarda solamente al fatto che Napoli dopo 27 anni finalmente ha vinto casa del Milan. Che immagine ti porti da San Siro dietro, così nel bagaglio della tua memoria, perché ce ne sono tanti, no, di momenti importanti di questa sfida, volendo ad esempio analizzare il gol di Britos, poi lo straordinario gol di Gonzalo Higuaín, le parate di Pepe Reina, Balotelli arrabbiato, ecco, ti lascio il microfono Paolo. Ma queste, ma soprattutto diciamo, per non andare su qualche episodio tipo il rigore, il gol di Deina, parato da Reina, il gol di Higuaín, che sono stati episodi molto importanti, decisivi sulla gara, io dividerei più che sugli episodi nelle fasi. C'è stata una fase che mi è piaciuta molto, quella lì dove il Napoli ha dominato, ha giocato un grande calcio all'inizio del primo e anche all'inizio del secondo tempo, e c'è stata una fase che mi è piaciuta anche molto, addirittura forse di più, perché che il Napoli sa giocare bene lo sappiamo tutti, ce ne siamo accorti, da noi con la mano di Benitez abbiamo capito che il Napoli darà spettacolo, però che il Napoli, se il Napoli era o non era in grado di soffrire, avevamo tutti qualche perplessità, e invece ha saputo soffrire, perché alla fine quella mezz'ora finale è stata di sofferenza, perché il Milano è comunque una squadra che era immaginabile che reagisse, ha reagito, e il Napoli ha saputo fare quello che si deve fare in quel momento e che penso nessun'altra squadra avrebbe potuto evitare, cioè lì anche la squadra più forte al mondo avrebbe dovuto poi consegnare una ventina, 25 minuti in casa sua a un Milan disperato di arrembaggio finale, quindi niente, ci sta questo. Poi è chiaro che se Insigne e Amsic sono in una giornata migliore è più probabile che Napoli faccia il 3-0, però va bene così. Non possiamo volere tutto dalla vita. Caro Paolo, invece ti chiedo di rispondere, come sempre fai, con grande onestà intellettuale, con grande professionalità, a chi invece ha detto che è stato il peggior Napoli della stagione. Ma il calcio, innanzitutto, diciamo una cosa molto molto semplice: a calcio si gioca due squadre, non si gioca una squadra sola contro i birilli, si gioca due squadre, quindi l'altra squadra, come dicevo un attimo fa, è il Milan, che sarà in crisi, però vedremo tutti che poi non è che quando andrà lì la Juventus o la Roma o la Fiorentina vincerà 5-0, forse non vinceranno nemmeno in casa del Milan, e il Napoli intanto ci ha vinto, quindi questi sono i parametri reali, e quindi giocare male secondo me non riesco a capire cosa significa, si ha palleggiato di meno ma perché gli avversari te l'hanno impedito, anzi ha trovato altre soluzioni per vincere. Nel calcio, se sai vincere solo in un modo, prima o poi ti bloccano, in Aura ha saputo vincere in un altro modo, non che però non abbia mostrato la sua caratteristica di gioco, perché l'ha fatto alla grande per buoni tratti della gara, quindi non riesco a capire il significato. Giocare male per me non è che ha un gran senso come frase, mi piace più, io dico sempre una cosa, abbiamo tempo per spiegare le cose, spieghiamole bene, non è che dobbiamo fare sempre il titolo di giornale, Napoli ha giocato male ma ha vinto, il titolo dobbiamo fare una volta, però poi abbiamo tempo per argomentare, e quindi io non riesco a condividere questa analisi. Giusto, giusto così. E poi Paolo, io ti voglio portare anche su due giocatori. Che sì. Poi tra l'altro sarebbe fantastico se fosse vero, no? Se il Napoli ha giocato male, ha vinto, io invece di dire che il Napoli ha giocato male, dico che alcuni giocatori importanti hanno giocato non all'altezza della loro fama e ha vinto. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché vuol dire che il Napoli non ha bisogno della partita perfetta
per vincere a Milano in casa del Milan, e la partita perfetta lo sappiamo tutti, si riesce a fare una, due, tre volte in un anno. Quindi il Napoli anche in presenza di una partita non perfetta vince, e questo ti porta poi a vincerne tante. Giusto, no sono perfettamente d'accordo con te, anche perché io poi mi arrabbio quando leggo certe considerazioni che non lo so, forse rosicano tanto, non so darmi altre spiegazioni, anche perché comunque il Napoli, trascinato da un super Rafa Benitez, sta dimostrando tutto il suo valore, e poi la differenza la stanno facendo quei giocatori tipo Pepe Reina, inutile che ci giriamo intorno, Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Britos che dopo tante critiche segna e ti apre il match, questo fa sicuramente bene alla squadra. Ma sì, i giocatori poi devono essere ovviamente quelli che in campo vanno a rappresentare le idee del tecnico, e Benitez è stato molto intelligente a portare a Napoli dei giocatori, proprio iniziando dal portiere, che sa come deve giocare il portiere di una squadra di Benitez, per passare poi al difensore, al Viola, a un esterno come Callejon, e a una punta, un centravanti, che era importante trovare un centravanti adatto al gioco di Benitez, che sapesse gestire palla, poi segnare segna sempre praticamente, però in più gestisce palla, e quindi mi sembra che lui li abbia individuati molto bene. E allora io ringrazio Paolo Del Genio per essere stato con noi, grazie Paolo. Ciao Antonio, grazie. Grazie a Paolo Del Genio. E poi ragazzi, io sono davvero fiero di poter aprire il lunedì su napolimagazine.com con una firma che io dico davvero prestigiosa da anni, e ha fatto una disamina perfetta, perché è vero che il Napoli 20 minuti ha spento il Milan, poi quei 20 minuti sono andati in fronte, così come diciamo a Napoli, a tanti di loro, soprattutto al nord, e quindi io do il buon pomeriggio storico capo allo sport del Mattino di Napoli, responsabile del blog di informazione tonigliavarone.it. Ciao Tony. Ciao, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori. Tony, come si risveglia Napoli quest'oggi? Ma si risveglia con un sole bellissimo, con una giornata viva, fresca, così come vivo e fresco questo Napoli. Dopo aver vinto tanto e aver vinto spesso bene, è un Napoli che credo si sta confermando sempre di più una forza del campionato, e che dopo la partita con il Borussia ha messo un piede in avanti in quella che è la considerazione che l'Europa ha nei confronti di questa squadra. Ha superato un ennesimo ostacolo, forse il più difficile da quando è iniziato il campionato, anche perché insomma era legato a una sorta di tabù, scaramanzia, insomma chiamiamola come vogliamo. Il Napoli sul campo del Milan non vinceva da ben 27 anni, e quindi Vero. C'era da sfatare un altro tabù, così come quello di vincere con le piccole squadre. Il Napoli ci è riuscito in maniera cinica, magari meno spavalda delle altre volte, ma forse la maniera giusta e l'approccio giusto per sentirsi una grande squadra. Ed è una grande squadra perché ha vinto senza l'apporto importante, che questa volta non c'è stato, di giocatori come Hamsik e Insigne, e ha vinto anche grazie a dei cambi che ha fatto Benitez, togliendo due elementi importanti come Maggio e Hiller, e mettendo in campo De Maili e Mesto, e credo che nessuno si sia accorto di questa trasformazione, considerando che entrambi hanno giocato un'ottima partita, a dimostrazione di come quest'anno il Napoli abbia il cosiddetto modulo 1+1, cioè c'è un giocatore per ogni ruolo e ce n'è un altro che lo può sostituire. Beh, detto questo, è chiaro che è una squadra che comunque non è perfetta, ha dei limiti in difesa, a centrocampo magari manca l'uomo d'ordine, ma la squadra perfetta o è la squadra dei nostri sogni o in generale la nazionale, che può attingere a piene mani quando e come vuole se dei ruoli risultano scoperti. Caro Tony, ma io leggevo sempre nel tuo editoriale di napolimagazine.com che hai dato, ovviamente hai fatto una tiratina d'orecchio a questi scienziati del mondo del pallone, no? che forse non so, vedono questo Napoli che comunque magari non gioca la partita perfetta, per utilizzare un termine che hai utilizzato proprio poco fa, ma vince lo stesso, e questo dà molto fastidio. Ma io credo che a questo ci siamo abituati, ci stiamo abituando, così come ci stiamo abituando alle vittorie del Napoli, perché il Napoli quando perde insomma è una schiappa, quando il Napoli vince spesso è per merito degli altri. Ieri è stato paradossale il ragionamento che ho sentito fare a commentatori pure di
di esperienza come Costa Curta e qualcun altro, insomma. Il Napoli sembrava che avesse avuto dal Milan l'accesso alla porta, nel senso che, sai, il Milan si dilettava in questo gioco bellissimo e diceva al Napoli: prego, venite, giocate e segnate, avanzate e fate quello che volete. Beh, insomma, a sentire anche Allegri a fine partita di come si autoconsolava, perché il Milan era stato sfortunato e aveva giocato bene, insomma, che possiamo dire, forse la virtù di queste squadre è proprio quella di cantarsela e di suonarsela da soli. Insomma, se si accontentano di questo, si accontentano di questo poco glielo lasciamo volentieri. E invece noi ci godiamo questo Super Napoli che parte da lontano, perché c'è un lavoro fatto da Rafa Benitez che è sotto gli occhi di tutti, che trasmette serenità. Addirittura io sapevo e so che prima della partita col Borussia pensa che Benitez si è intrattenuto a lungo nella una stanza per personale a Castel Volturno, già disponendo i propri mobili, proprio perché sapeva che c'era una partita importante, però ecco, lui dice: sì, devo fare le mie cose, so quello che devo fare, quindi sono certo anche della forza della mia squadra, non serve trasmettere ansia, un'ansia che è scomparsa, o sbaglio? No, sono due modi diversi di concepire il calcio. Quello di Mazzarri, diciamo, era un modo molto legato a quella che è la tensione che la squadra deve avere nello scendere in campo. Benitez applica una teoria che è tipica per esempio del calcio anglosassone, che è, diciamo, per certi versi è molto più spensierato tra virgolette, perché è importante nell'attività sportiva professionistica avere non solo un defaticamento fisico quando è il momento, nel senso che alcune volte è meglio non allenarsi piuttosto che andare in sovrallenamento. E così accade anche per il cosiddetto defaticamento mentale, insomma, di non creare ulteriori pressioni a quelle che sono poi le pressioni e le condizioni di una partita. È un metodo nuovo, per almeno per Napoli, ma senz'altro per il nostro calcio, che di solito è così preso da se stesso, così pronto a far sembrare che ogni partita abbia in gioco le sorti del mondo. Ma del resto basta vedere come i calciatori vanno adesso con queste nuove riprese delle TV a pagamento, insomma, basta vedere come i giocatori, quando arrivano al campo, come sono, sembrano degli incursori pronti per la battaglia, insomma, a certe volte con gli occhi stralunati. Mi passo di vedere che invece il Napoli ha un animo molto più sereno, molto più solare, molto più gioioso. Questo non significa che il Napoli se ne frega delle partite, significa che è una squadra che comunque, anche attraverso questo lavoro di questo lavorio mentale, è consapevole delle proprie possibilità e della propria forza. Nel frattempo non ci fermiamo mai, caro Tony, perché arriva Napoli-Sassuolo, poi Genoa-Napoli e Arsenal-Napoli. Turnover operato ovviamente da Rafa Benitez. Cosa ti aspetti con il Sassuolo? Qualche novità importante? Ma questo lo ha scritto molto bene sul mio blog, proprio in tempo non sospetto, Fabrizio Piccolo, che è un ottimo collega. Sì. Scrisse: quest'anno Benitez ingaggerà una sorta di duello con i giornalisti sportivi, perché nessuno o quasi nessuno riuscirà mai a indovinare la formazione che Benitez manderà in campo. Finora è stato così, insomma, è stato assolutamente imprevedibile, ma per come è lui, per come ha sempre fatto, credo che sia molto molto difficile riuscire a capire cosa gli passa per la testa. Certo che userà, insomma, la partita del Sassuolo per operare un altro, diciamo, turnover ragionato e ragionevole. A me farebbe piacere rivedere ancora Cannavaro, perché, insomma, nonostante con Albiol sia un altro destro, ha giocato un'ottima partita con l'Atalanta, e così come sono convinto che col passare del tempo i meccanismi difensivi poi possono anche aggiustarsi da soli, al di là dell'arrivo a gennaio, se dovesse mai arrivare, se esiste, se è in circolazione, di un calciatore che possa fare la differenza in difesa. Ma un aggettivo per Pepe Reina, ecco, quale potrebbe essere? Pepe, proprio pepato, è un pepato in tutti i sensi, perché ha un modo di fare non stravagante, ma molto fisico. Lui non è molto alto, non occupa la porta con la sua stazza, con la sua fisicità, però ha un'agilità incredibile all'interno della porta.
ed è un giocatore soprattutto che mette pepe alla difesa, nel senso che la guida, la controlla, gli riesce di essere una sorta di allenatore della difesa, un allenatore difensivo, e poi ha dei piedi peperini nel senso buono della parola, perché ha un piede buonissimo, un piede veramente elettrizzante quando riesce a rilanciare e ad allontanare molto spesso il contropiede delle squadre avversarie e imbeccare poi la manovra di partenza del Napoli. Bene, allora io ringrazio il caro Tony Iavarone, che potete leggere ovviamente tutti i giorni a tutte le ore su tonyiavarone.it, lunedì alle 7 in punto su napolimagazine.com. Grande abbraccio a Tony. Tony, ma non ci sente nessuno, questo è l'anno buono, no? Bah, ti dico che probabilmente questa, diciamo così, domanda che gira per la città, e credo che l'ascolti pure tu, se questo Napoli ha qualcosa in comune con quel Napoli che vinse il primo scudetto, se c'è qualche analogia, si fa sempre più insistente. Ti devo dire che io sto studiando questa domanda, però non ti posso dire niente di più, perché è un servizio che comparirà domani sul Mattino, che cercherà di legare un po', insomma, queste due situazioni. Poi non lo sapevo, Napoli, voglio dirlo, perché non era fatto apposta. Voglio dire, insomma, ovviamente leggete il Mattino, leggete non solo Tony Iavarone, ma leggete il più grande quotidiano del Mezzogiorno, insomma, la voce della nostra terra, che continua ad avere un'autorevolezza e un peso a livello nazionale. Detto questo, beh, insomma, ogni anno può essere quello buono. Certo che il Napoli quest'anno non si tirerà indietro, non si è tirato indietro neanche negli anni passati, ma stavolta credo abbia qualche ragione e qualche motivo in più per fare un passo avanti. Benissimo, un grande abbraccio a Tony Iavarone. Ciao Tony, grazie. Ciao a te, un saluto ai radioascoltatori. Grazie mille a Tony Iavarone, che è il nostro bomber editorialista di Napoli Magazine del lunedì. Noi andiamo in pubblicità, poi rush finale, ci divertiremo parlando del Napoli con due personaggi del mondo dello spettacolo. Restate con noi e forza Napoli sempre. Napoli Magazine. Magazine. Sono davvero contentissimo di ritrovare un grande amico, un grande attore, Biagio Izzo. Ciao Biagio. Ciao, come stai? Alla grande, Biagio, qua abbiamo un sorriso a 3.868 denti. Voglio credere, dopo una bella partita con la Champions, finalmente dopo una vittoria a San Siro, dopo dall'86 non succedeva, voglio dire, dobbiamo solo sorridere, essere contenti e fieri di quello che ci sarà in questa squadra. Ci racconti come l'hai vissuta? Beh, io ho visto con degli amici a casa per televisione, e ti dico, i primi sei minuti io sono impazzito, poi dicevo, guardavo i miei amici, ma è vero, cioè questo è il Napoli, è una squadra che gioca in questo modo a San Siro, con questa padronanza, con questa disinvoltura. Guarda, siamo rimasti tutti allibiti. Dopo il primo gol di Brito ho detto, poi sarà la goleata. Aspettati per un attimo, Biagio, dopo il primo gol di Britos, stop. Britos che segna a San Siro dopo tutte quelle polemiche, no, è proprio il massimo della goduria. Sono contento per lui, per lui, infatti nell'intervista lui lo ha detto, che questo rivaga un po' gli errori fatti, insomma, qualche incertezza, una bella soddisfazione per lui, perché era un po' nel mirino, nell'occhio di tutti, insomma. Ho sentito quando Borussia Dortmund criticarono poi qualcuno che gridava dallo stadio, ma è giusto, vedi, bisogna dare del tempo, bisogna capire delle cose, bisogna maturare, avere fiducia. Secondo me questo gol aiuterà tantissimo. No, leggevo poi su Twitter un Massimo Boldi che ha rosicato non poco per questa sconfitta. Cosa gli diciamo? Che vuoi dire? Testina, dove ci vogliono i calciatori per vincere, solo Balotelli non basta. No, ma tu devi sentire Biagio, perché ha scritto che tipo Reina, Napoli sì, ha vinto, però sono stati bravi a dare soltanto calcio al povero Balotelli, ecco, quindi
Non lo so, che spiazzoni, Crema napoletana, lacrime. Ma ti posso capire, perché Rosica, no, c'è poco da fare, chi perde Rosica va trovando il pelo nell'uovo, come si dice a Napoli. È chiaro che non, i calci di Balotelli ci stanno pure, che Balotelli li dà, e anche spesso li dà i calci, quindi questo fa parte del gioco, ma voglio dire, è una squadra che è andata a San Siro, vince 2-1, insomma è vero che Milan ci ha anche attaccato tantissimo, ha creato tantissime occasioni, ma noi abbiamo un portiere, i portieri servono a quello, se il portiere è bravo vuol dire che la squadra è valida, non che siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un portiere, un portiere fa parte della squadra, è uno degli unici calciatori che scendono in campo, e che siamo fortunati ad avere un bravo portiere e non un portiere che è mediocre, questo è il... No, Beverino è fortissimo, poi, cioè, non lo so, io non lo so, quando ha parato il rigore a Balotelli e non sbagliava, cioè non aveva mai sbagliato, non aveva mai sbagliato. Non me l'aspettavo, Balotelli quando è andato sul dischetto in gol, perché lui ha una tecnica, quando tira i calci di rigore è infallibile, guarda negli occhi il portiere fino all'ultimo istante, vede dove si butta il portiere e poi calcia, e invece Reina è stato molto più bravo di lui, questa è l'esperienza, questo è un portiere straordinario, che ripeto, fa parte della squadra, non è che lì si è trovato per caso e siamo stati fortunati a trovare il Milan a trovare sulla sua strada un portiere del genere, è un calciatore del Napoli ed è forte. E poi, caro Biagio, mentre stanotte, più o meno sai, no, che faccio sempre le piccole con il Napoli perché ci fa lavorare a tutte le ore, navigavo anche sulla pagina Facebook di Napoli Magazine, mi sono ritrovato un Diego Maradona che pubblicava l'immagine della vittoria del Napoli con il Pipita Higuain, scrivendo congratulazioni Napoli, quindi anche Diego segue questo Napoli e elogia il caro Pipita Higuain, suo grande amico, che poi che gol che ha fatto, c'era fuori aria. Diego non ha mai smesso di seguire il Napoli, e questo significa, vedi, quando una squadra ti rimane dentro, che Napoli è una realtà completamente diversa dalle altre realtà. Napoli ti innamori, se ti innamori non togliete l'amore, come gli è rimasto a Maradona, è vero che ci ha dato grandi soddisfazioni, ci ha fatto vincere Scudetti, Coppa UEFA, ma si dice che non si è dato anche a lui, è rimasto dentro, e lui la segue molto spesso, sempre. Poi specialmente in Ucraina, in Argentina come lui, insomma è motivo anche di orgoglio e di soddisfazione, gli argentini continuano a fare bene in questa città. No, ci chiede anche un tifoso attraverso Twitter, dice, ma questa volta Biagio, quindi ci ha sentito la settimana scorsa, questa volta non è dato nessuna testata ai gol del Napoli, no. Era a casa mia, il soffitto è un po' più alto, per cui sono tranquillo, però ho fatto un'esultanza sul gol di Higuain, perché per tecnica, per capacità, per intelligenza, per come ha calciato, è veramente un grande campione, questo è un grande campione, non paragoniamo, ognuno è Maradona, ognuno ha le sue caratteristiche, Higuain è un grande calciatore, un uomo squadra, è uno che partecipa alla manovra, che dà fiducia, dà peso in attacco, non a caso quando sono usciti fuori poi Amsic che Higuain abbiamo perso peso in attacco, per cui c'è, i difensori non si preoccupavano più, questo significa che quando stanno in campo creano un'attenzione maggiore degli altri, c'è poco da fare. Vero, vero. Per chiudere ti chiedo, c'è Napoli-Sassuolo, poi Genoa-Napoli, Arsenal-Napoli, il tutto in meno di una settimana, quindi mercoledì, sabato e poi martedì, quindi Napoli sempre in campo per la gioia dei tifosi. Caro Biagio, al di là del ruolino di marcia, ma questo l'ho chiesto anche poco fa agli altri opinionisti che sono intervenuti, potrebbe essere l'anno giusto, no? Guarda, io ho detto non basta il fatto di non sbilanciarsi, non dire la parola, perché questa è una squadra che in questo momento sta dimostrando di essere, su 5 partite l'ha vinta tutte e 5 in maniera tutte convincente. Onestamente non abbiamo, non vedo punti deboli, forse un po' la difesa deve ancora rodare un attimino, ma perché non sperare? Come ho detto, ma perché ci volete togliere questo sogno? Ma sognare è la cosa più bella, la speranza, l'incentivo, è la possibilità di seguire questa squadra con più affetto, con più amore, con più attenzione. Se le cose vanno bene, gira tutto bene, c'è poco da fare. Vero. E allora io mando un grande abbraccio a Biagio Izzo, che ci onora della sua presenza ogni lunedì qui a Napoli Magazine, perché è un grande tifoso del Napoli. Biagio deve portare bene, ha da portare buono, visto fatto che ci sentiamo in qua. Assolutamente, tutti ci fa, tutti ci fa. E quindi un abbraccio forte al grande Biagio Izzo, ciao Biagio.
Un bacio, forza Napoli ragazzi, un bacio. Sempre, sempre, forza Napoli con il grande Biagio Izzo qui ogni lunedì a Napoli Magazine su Radio Punto Zero. E adesso il gran finale. Gran finale perché sappiamo bene che c'è chi a Milano vive in un modo particolare questa partita, si aspettavano probabilmente qualche trionfo, invece il trionfo c'è stato, ma di targa, di griffo, di marca partenopea, di marca azzurra, così come il cuore della nostra prossima opinionista che è Marika Fruscio. Ciao Marika. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Marika, ho visto il video stanotte del risultato. Che dire? Ho visto un signor Crudeli, noto tifoso milanista, sulle reti. 7 gol, davvero quasi, non lo so, rammaricato, in lacrime. Mortificato, mortificato. Devo dire che era più morto che vivo ieri Tiziano. Vero, quindi come ce la racconti questa grande vittoria? Una soddisfazione per te, mamma, perché mia, in un covo di milanisti una vittoria del Napoli. Sì, no, vabbè, io naturalmente ero sui giri perché è stata una vittoria forse anche inaspettata nell'arena di San Siro, dove comunque il Milan avrebbe dovuto fare fuochi e fiamme, invece è stato molto remissivo nei confronti del Napoli, per cui noi potevamo essere solo contenti di questa vittoria, cioè che da, diciamo che da tanto che noi non vincevamo una cosa così importante a San Siro. Oltretutto due belle pappine gli abbiamo dato, devo dire che grandissimo Napoli ieri, grandissimo Napoli. Forse noi ci siamo un po' dati la zappa sui piedi nel momento in cui poi Balotelli è riuscito a recuperare con quel gol, insomma, quasi imparabile per Reina. Però naturalmente i giochi ormai erano fatti, quindi ormai il Napoli aveva fatto la partita e quindi insomma troppo tardi per reagire in maniera, diciamo, sufficiente a questo Napoli che comunque nei primi minuti ha attaccato veramente bene, ha fatto un pressing importante e il Milan soprattutto nei primi minuti di gioco era sottomesso, insomma, da questo gioco così offensivo del Napoli. Marika, poi un altro sintomo del fatto che evidentemente non hanno gradito questa sconfitta è quando vedevo sempre nel video che tu hai pubblicato e noi abbiamo ripreso su Napoli Magazine prontamente, che al gol di Higuain hanno detto è papera di Abbiati. Ma dove l'hanno vista sta papera? No, ascolta, è un gran gol di Higuain. Diamo a Cesare quel che di Cesare, il gol è stato bello di Higuain. Però perché dire papera, cioè, mi sembra eccessivo, quale papera? Ma no, Abbiati non è riuscito ad arrivare sul pallone, cioè come si deve, nel senso, ma volevo vedere volevo vedere loro in porta una scheggia di quella che ti rimbalza. Infatti, davanti, infatti, no, vabbè, ma loro vogliono sempre comunque, sai, apparare un po' il colpo perché comunque insomma devono trovare quelle scusanti giuste per giustificare questo risultato probabilmente che non si aspettavano a San Siro, ecco, questo è tutto. Però naturalmente Higuain è stato uno dei migliori in campo dopo Reina, perché Reina è stato superlativo, insomma, Reina si è salvato veramente da tante occasioni e da tante brutte situazioni, quindi secondo me Higuain è stato uno dei migliori in campo, ha finalizzato, è andato vicino al gol anche parecchie volte, quindi insomma un Higuain di tutto rispetto e non ci sono scusanti, insomma il Milan deve capire che abbiamo veramente una squadra, non abbiamo il singolo giocatore, cioè il Milan ha basato il proprio gioco su Balotelli era protagonista nel bene e nel male. Nel bene perché comunque era lui che addirittura ha retreggiato a centrocampo per costruirsi un po' l'azione in mancanza naturalmente di Montolivo e poi ha cercato di andare avanti, cioè ha fatto tutto lui, gli altri erano dei fantasmi, Rubinho, come si dice, tutti gli altri, Mexes, in difficoltà, un po' spenti anche. No, un po' spenti, è vero, anche perché erano spenti, cioè l'unico che ha fatto il gioco è stato proprio Balotelli, cioè lui ha fatto il gioco praticamente a tutto campo, perché la difesa del Milan faceva acqua, il centrocampo peggio ancora, l'attacco c'era lui, ma era come una cattedrale nel deserto, cioè non era servito bene, non c'aveva il contorno giusto, quindi insomma meriti solo a Balotelli nel Milan, che comunque ha fatto anche la sua ballotellata finale, cioè è riuscito anche a farsi espellere alla fine della partita, per cui insomma nel bene e nel male se ne parla sempre di questo giocatore che comunque può dare tanto a questo Milan, però
naturalmente ci deve essere un Milan, non solo Balotelli. No, infatti nemmeno io ho capito, perché, no, dico, non ho capito la reazione, ormai la partita è finita, che te ne importa di andare a fare? Ma sai, lui ha questo carattere, diciamo, che è borderline, per cui ha sempre bisogno di mettersi al centro, di far parlare. Poi un'altra cosa, cioè, siamo stati accusati di esserci messi un po' sottotono dopo il gol di Balotelli e in alcune fasi del secondo tempo, però non è un Napoli sottotono, è un Napoli che ha difeso, cioè quello vuol dire anche giocare, cioè il Napoli che comunque mantiene il risultato, difende il risultato, che lotta contro un Milan che si sta rialzando, vuol dire che la squadra è reattiva, che c'è, che gioca. Perché mi vengono a dire ma si sono rilassati? Non si sono rilassati, hanno difeso ciò che hanno costruito, e questa è anche la bravura di una squadra, di una squadra completa, di una squadra che è ottima in tutte le parti del campo. E anche, Britos, che l'abbiamo sempre attaccato, io per prima, devo dire che insomma ci ha stupito un po' tutti quanti quel primo gol, insomma un gol fatto da dei difensori, insomma questo ci fa capire che è un Napoli che sta crescendo a tutti i livelli. Ecco, invece volendo dare la pagella al voto più alto di Matica Fruscio a uno degli 11 del Napoli, tu a chi la dai? Reina, assolutamente voto. Reina, migliore in campo, superlativo con Balotelli su rigore, cioè siamo riusciti veramente a sfatare un mito. Balotelli non è stato smentito da nessun portiere, è sempre riuscito a fare rigori a tutti. Reina è arrivato ieri a San Siro e ha parato. Grandissimo. È stato veramente bravo. Ma lui comunque ha avuto sempre questa nomina di portiere, di grande portiere pararigori, cioè anche nella storia del giocatore si è visto comunque un grande Reina a livello anche internazionale, dove è riuscito veramente a parare anche i rigori di Robben, di Jeremy. Cioè, abbiamo visto nel 2006-2007 quando ha parato durante la Champions questi due fenomeni, no? Insomma, è riuscito veramente a fare la differenza in campo e l'ha fatto anche ieri, è stato super protagonista e veramente è riuscito a bloccare delle ripartenze rossonere pericolose per il Napoli, diciamocelo anche. Vero, e quindi noi speriamo di potervi raccontare questo Super Napoli sempre in testa alla classifica, sia in campionato sempre, che in Champions. Devo dire che quest'anno mettiamo un po' di paura a tante squadre, però Petrazzolo, ti devo dire una cosa, chi mi preoccupa, e vedrai se non è vero, è l'Inter. Vedrai se non avremo problemi, l'Inter mi preoccupa abbastanza. Tu dici? Della Roma. Sai cos'è? Sono molto vogliosi di riscattarsi, no? Quindi hanno questa mania, questa brama di far vedere che comunque l'Inter è tornata e vedrai che non ci creerà problemi. L'Inter, sì, però poi a un certo punto Mazzari sai che dirà, abbiamo fatto 180 punti in più rispetto alla passata stagione, quindi se le cose iniziano ad andare male. Lui ne uscirà comunque sempre vincente, perché vero, ha preso dei morti e li ha resuscitati tutti quanti, quindi è vero. Lui il suo compito l'ha fatto. Una piccola lacrimuccia per Campagnaro che vediamo lì, però ecco, fa parte quello, quello è il tasto dolente, perché Campagnaro all'Inter è come dire, cioè non c'entra niente, capito? È come dire, non so, il sale nella pasta, cioè il sale nella torta, cioè non c'entra niente, capito? Cioè, io lo vedevo più al Napoli e quest'anno sinceramente un elemento come Campagnaro ci sarebbe servito parecchio. E allora un grande abbraccio a Marica Fruscio, che potete seguire ovviamente a diretta stadio, sempre Marica in prima linea, quindi seguitemi e ovviamente anche il lunedì qui in radio a Napoli Magazine. Ciao Marica, un abbraccio. Grazie mille a tutti voi, buona giornata. E allora io ringrazio Mariano Grimaldi, Salvatore Cagazza, Gianluca Monti, Oscar Magoni, Paolo Del Genio, Tony Iavarone, Biagio Izzo e Marica Fruscio, che hanno fatto Napoli Magazine con noi in quest'ora e 40 minuti al di là del vetro, grazie a Carol DJ, grazie anche a Arcangelo Rozza in regia. Quindi ragazzi, beh, godiamoci questo Napoli, da domani si riparte sempre alle 14.40 qui su Radio.0 per parlare degli azzurri. Questo è un grande anno. Da Antonio Petrazzolo è tutto e buona continuazione con i programmi di Radio.0. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.